Ecco, è arrivato Young Signorino. Concerto di Young Signorino a Modena, alcune domande ai fan venuti ad ascoltarlo. Young Signorino, 19enne di Cesena, chiamato sì. Paolo Caputo, sì. È vero? Come mai è diventato così famoso? Allora, secondo me, noi l'abbiamo visto, più sei trash, più piaci. Noi l'abbiamo visto un video su YouTube, abbiamo letto la sua intervista su Rolling Stones. Sì. E insomma da lì ci ha incuriosito, stasera volevamo vedere così. Com'è dal vivo? Sì, sì. Ok, ma diciamo perché ha fatto così tanto successo questo ragazzo? È troppo diverso da tutto il resto, super trash però, strano, alternativo. Tu sei invece qua per? E sono qua perché mi ha obbligato lei, sono sincero. Curiosità anche. Sì, con i 10 euro che gli do magari ci fa un tatuaggio nuovo in faccia. Lui quando verrà compreso, sì, è un visionario, secondo me è un po' incompreso ancora, quando scoprirà quando lo è molto giovane Young Signorino, sì. Quindi non ha di strada da fare, sì, direi ancora sì, però ci ha visto lungo rispetto alla media dei rapper o trapper, comunque lui ha un genere tutto suo. Senti, unico, ma perché appassiona così tanto, incuriosisce così tanto Young Signorino? Appunto perché è qualcosa di nuovo, di visionario e di speciale. Young Signorino è un, definiamolo, artista che ha fatto successo ultimamente, ha fatto successo ultimamente sicuramente perché la scena trash italiana dà sempre molta visibilità a personaggi come lui o come Andrea Di Pre o come Bello Figo. Noi siamo qui per passare una serata un po' ignorante, anche se effettivamente un po' me ne vergogno, però... Perché sta avendo tutto questo successo Young Signorino come personaggio, artista? Sta avendo tutto questo successo perché lui si dimostra indifferente alle critiche delle persone. Chi è Young Signorino? Ma è un ragazzo 19enne, questo è tutto quello che so, con dei tatuaggi in faccia un po' così. Chi è Young Signorino? Tu? È un fenomeno. Fenomeno del web, della musica? No, sì, entrambi, musica e web direi. Musica perché nonostante sia diciamo un trapper completamente diverso dagli altri, e del web perché ha stravolto tutto il mondo, diciamo, perché è pazzo, è strano, non si può definire. Allora, Young Signorino, secondo me, al contrario degli altri trapper, fa quello che si sente, che è già tant'altro, perché comunque se fai il trapper, fai il fenomeno di qua, sparo, faccio gang, non fai niente, secondo me. Se sei te stesso, puoi fare qualcosa. E lui è interessante perché riesce a unire questo con anche un po' di macabro e quello che si può notare da... È un trapper che è diventato famoso su YouTube con Alfabeto, ma aveva già fatto un sacco di canzoni prima e... È un ragazzo molto particolare. Particolare perché? Perché attraverso la sua particolarità è riuscito a conquistare un sacco di persone con la sua musica. Okay. Quindi ti appassiona di più il personaggio o la musica? No, il personaggio, anzi sono qui proprio per vedere com'è dal vivo perché è interessante. Per me chi è Young Signorino? Ma per me è un rapper che non ha tutto questo stile, non ha tutta questa formidabilità. Ha uno stile unico. Ha uno stile del cazzo, però è divertente, e io lo vado a sentire perché mi piace, mi diverte. No, si vede che alla fine la gente ci sia, vedo un po' è lui per forza di cose, devo guardare in telecamera, no, guardo di là, fa un po' più. No, si vede che la gente... Come mai ha raggiunto tutto questo successo? Allora, io sono qua a vederlo, quindi non ti posso dire perché gli scemi sono tanti. Secondo me perché è una cosa che sotto sotto mancava. Alla fine, per quanto possa non piacerti o tu possa dire non è il mio, non è il tuo, è una cosa che nel panorama mancava, proprio artistico italiano, non musicale, perché musicalmente è così così, ma come artista secondo me... Ecco, originale. Lui va considerato più come artista che come cantante. Ma come mai tutto questo successo, come mai così famoso? Un ragazzo che ha fatto successo su YouTube, Instagram. Una canzone abbastanza brutta che ha fatto breccia nelle menti quelli brutte, che vanno su YouTube brutte. Come mai brutte? Perché? È un po' pochezza, però è divertente, quindi dipende come uno prende la cosa. Chi è Young Signorino? È il nuovo artista, a me piace un sacco.
fa bene a fare quello che fa, perché insomma un nuovo trap, ecco. Esatto, un nuovo trap. Musica elettronica trapper definisco. Ma perché appassiona così tanto, come mai ha tutto questo successo sui social? Ma perché? Perché secondo me è un po' diverso dagli schemi, forse un po' troppo, però ci sta, cioè bisogna anche riderci su certe cose. Certo, perché diciamo la canzone è molto diciamo elettronica, si balla bene, fa divertire e piace, diciamo, è una musica da ballare bene. E Young Signorino però? Young Signorino è un ragazzo che ha voglia di divertirsi, fare musica, magari pensare qualcosa secondo me di nuovo e... Non vedo nulla di male in quello che fa, anzi, semplicemente tanto divertimento, svago, che è quello di cui noi abbiamo bisogno dopo una settimana lavorativa, senza rompere i coglioni a nessuno. Okay. Ma secondo me di spiegazione non c'è tanto, nel senso che né dalla parte positiva né negativa del fenomeno, no? Io sono qua puramente a livello sociale, interessante proprio come... Un antropologo. Guarda, antropologo non lo sono, quindi non mi ci metto. Però ti dico solo che secondo me rappresenta uno specchio della generazione di oggi, quindi è interessante. Ah, io l'ho conosciuto un po' di mesi fa con delle canzoni vecchie, semplicemente mi piaceva. L'ho visto in giro e mi piaceva. Ma che genere è quello che suona Young Signorino? Musica. Ma come il trap? No, è proprio musica. Cioè, io non lo identifico nella trap. Per me è proprio musica e basta. Ultimamente è stato molto criticato, eccetera, solo perché ha raggiunto più visibilità. Ma come qualsiasi cosa può piacere o può non piacere. Posso chiedervi come mai siete qua per ascoltare Young Signorino? Perché siamo curiosi, molto curiosi. Come mai è diventato così famoso? Ah, non ne ho idea. Forse per la sua comicità in quello che dice. Per essere un personaggio? Sì, è un personaggio, assolutamente. Fuori dagli schemi. Quindi siete venuti più per curiosità questa sera? Sì, assolutamente. Sì, assolutamente per curiosità. Qualche pezzo lo conoscete? Oh, sì. Lui soprattutto. Un paio di canzoni le abbiamo viste sul web, su YouTube. Tu dicevi ambulanza? Sì, l'ambulanza. La danza dell'ambulanza. Ma nella scena trapper chi è Young Signorino? È un personaggio, un artista, come si può definire? È un personaggio. Sì, per adesso è un personaggio. Vogliamo capire se chi è o ci fa, okay. Insomma. Young Signorino è il figlio di Satana. Ok. Ma proviamo a spiegarlo a chi non lo conosce. Chi è Young Signorino? È un cantante che penso si definisca trap, non è che proprio sia una affezionata del genere, però è così trash che secondo me non si poteva non vedere. È un personaggio. È un personaggio, indubbiamente un personaggio. E tu stasera hai accompagnato la tua ragazza? Sì. Eh beh, me ci l'ha sta. Fatto scoprire lui, è inutile che adesso si... L'avevo visto su YouTube e allora l'ho fatto vedere perché so che a lei piacciono ste cose. Beh, comunque sì, più che altro per curiosità che altro. È un personaggio che sta facendo parlare adesso Young Signorino, per i video, per lo stile in cui si pone. Sì, sicuramente è uno stile abbastanza particolare. Non riesco a capire quanto ci sia, quanto ci faccia, se è un genio ed è tutto costruito, se ci sono dei geni dietro che lo stanno costruendo. È molto giovane, Sì, è molto giovane, quindi... Non lo so se ha veramente della strada davanti, però questo è il suo momento e alla fine si fa bene a sfruttarlo, lui grazie. O chi per lui. Young Signorino a Modena, come mai questa scelta su questo artista, tanto discusso in questo momento? Guarda, la nostra è stata, senza girarci tanto intorno, una provocazione chiaramente. L'OFF, l'associazione STOFF che io rappresento, da sempre propone a Modena concerti che noi riteniamo di livello e diciamo che in questi quasi 10 anni di attività ci hanno dato ragione le classifiche, soprattutto quest'anno la musica italiana su cui noi abbiamo investito da sempre tanto e con pochi risultati, devo dire, con tanta fatica. Quest'anno invece esplosa lo Stato Sociale che qui ha fatto il secondo concerto, ha virtualmente vinto e l'ha vinto perché sono loro i veri vincitori, ma parlo di Brunori, di Motta che era gratis qua 2 anni fa e tanti altri artisti della scena che abbiamo sostenuto. Perché Young Signorino? Perché prendere tutti questi insulti sul web? Perché dare un impatto così? Perché ce n'era bisogno, perché non si parla di cultura e purtroppo abbiamo capito che l'unico modo per farlo è buttare l'esatto contrario o chi rappresenta tanto.
o dare spazio a questi giovani artisti, diciamo. Guarda, il discorso sul signorino è ampio, noi non ci permettiamo di giudicare a prescindere la qualità e le cose. Chiaramente non incontra i miei gusti, io sono il direttore artistico di questo locale e l'ho comprato io, diciamo così. Però non è tanto per quello, perché mi piace o non mi piace. Il concetto vero di Young Signorino è che rappresenta qualcosa in Italia adesso. Ed è qualcosa di grosso, perché 15 milioni di views sul video famoso, sì, sì. 5 milioni in questi due giorni in cui è uscito il nuovo. Vuol dire che qualcuno è attento al messaggio, lo vuole prendere in giro, è solo curioso. È quello che cerchiamo di scoprire anche stasera. Quindi questa sera la nostra cosa fondamentale è stato proprio questo. Vedere che la gente è tanto brava a parlare di musica e difendere i valori della vera musica sul web. In realtà qua il giovedì sera, dove i concerti sono belli e gratis, ne vediamo poco. Quindi questo è stato il significato di tutta l'operazione.